Io ci Dov'è che sono. stiamo andando? Allora, penso si dica buonasera in queste occasioni, anche se è la prima volta che faccio una diretta a Facebook. Ma mi sembra che tutto funzioni. Sì, siamo in onda. Va bene. Allora, tocca a me. Oltre a dare appunto il saluto e a togliere l'imbarazzo per l'uso di uno strumento che pensavo di conoscere meglio, e quindi dare il benvenuto a chi si sta collegando. E questa è la presentazione di Echi dal Margine, la quinta scuola sul paesaggio, festival di paesaggio che la Bottega del Magno produce, autoproduce, come mi piace sottolineare, da ormai 5 anni, per fare il proprio racconto, per raccontare il paesaggio come luogo di vita, anzi come luogo di vite, come contenitore di tutte quelle quotidianità con cui gli individui trasformano i propri luoghi e rispetto appunto ai quali ancora non si sentono protagonisti. E immagino ancora che il paesaggio possa essere considerato i fruitori del paesaggio. Il paesaggio è ben altro, l'ha detto anche la Convenzione europea appunto sul paesaggio, che ha sdoganato appunto l'idea di il concetto di qualcosa di contemporaneo, di continua trasformazione, di vivo e legato appunto a coloro che lo vivono. E quindi un'idea di paesaggio lontana dalla retorica sulle bellezze, così legate alle romanticherie o ancora di più, come va molto di moda di questi tempi, alla estetica della decadenza. E questo è il Festival di Paesaggio. Sono oramai 5 anni che lo conduciamo. Questa è la prima volta però che appunto lo facciamo online e penso che qualcuno se ne è accorto. Il che non ci dispiace, ci aiuterà ad essere più così concreti l'11 e il 12 dicembre prossimo, quando appunto terremo il nostro quinto Festival di Paesaggio, che vedrà un prologo con una performance di Salvatore Mazza del Planacca, con una appunto performance video che sarà trasmessa ancora una volta, ma questa con maggior sicurezza, attraverso i nostri canali social. E invece il 12 dicembre, con un evento che, senza false modestie, non è stato e non sarebbe molto facile da ripetere, insomma. Non è stato facile organizzarlo perché appunto, come tutte le cose che richiedono una attenzione per chi vuole appunto curare un contenuto che abbia un livello oggettivo. E un incontro appunto dove Ugo Morelli parlerà uno a uno con tre dei massimi maestri del pensare e del fare paesaggio a livello internazionale, e con l'architetto Michele De Lucchi, il fotografo Olivio Barbieri e con l'artista Michelangelo Pistoletto. Una di quelle situazioni per le quali io dico spesso ci piace ringraziare le restrizioni del Covid, perché ci hanno costretto, è una costruzione tutto sommato, anzi molto proficua, a studiare quelle che sono le necessità, o meglio, scusi, mi scusi, le virtù della necessità. Poter andare ancora una volta fuori dalle abitudini, sondare nuovi strumenti per comunque comunicare. E quindi arrivare ad avere tre persone e tre modi di fare il paesaggio che difficilmente appunto avremmo potuto avere inseguendo quelli che sono i canali dell'abitudine. Questa sera sarò
cercherò appunto di silenziarmi in modo da essere anche veloci. Questa sera volevo semplicemente ricordarvi che sabato ci sarà questo evento. Abbiamo già raggiunto un bel coinvolgimento di studenti, di allievi di questa scuola, di persone semplicemente interessate al paesaggio che hanno voluto seguire ciò che abbiamo fatto negli anni scorsi oppure aggiungersi. E così abbiamo che da Palermo a Belluno abbiamo oltrepassato i 150 iscritti, tutte persone appunto che hanno già un loro background o comunque stanno portando avanti un loro percorso sul vivere il paesaggio. Io voglio ringraziare per questo anche chi ci ha aiutato nell'organizzazione, che ormai sono i nostri partner da sempre, oltre appunto al direttore artistico dell'evento che è Salvatore Mazza e al direttore scientifico che è Ugo Morelli, anche ovviamente l'Ordine degli Architetti di Avellino, con il presidente Domenico Petecca, Lanci Giovani Campania, con il grande Fabio Di Nunno che ci supporta e supporta quando noi abbiamo appunto bisogno di capire come poter interfacciarci con gli amministratori. Perché il Festival del Paesaggio non è mai stato qualcosa che mirava ad un target coram populo, così a casaccio. Noi abbiamo sempre cercato di parlare con chi per priorità potesse essere interessato appunto approfondire quello che la Convenzione europea sul paesaggio voleva dire e che da pochi è stato recepito. E quindi parlare con i giovani amministratori, così come invece con gli architetti, parlare con i giovani professionisti che il paesaggio devono modificare o comunque devono modificare oppure immaginare di farlo, è stato per noi importante ed è stato anche un modo per calibrare quello che erano i contenuti e i percorsi che abbiamo inteso dare in questi 5 anni di, appunto, di festival di scuola sul paesaggio. Io mi fermo qui e appunto ringraziando e presentandovi, ma non ce n'è bisogno, comunque per dovere di padrone di casa, Salvatore Mazza del Cranacca e il nostro direttore scientifico Ugo Morelli, passo la parola a Salvatore Mazza, appunto, per approfondire gli aspetti che sono legati appunto anche alla sua scelta di continuare a essere qui anche in tempi di Covid a parlare di paesaggio. Prego, Questo periodo che siamo senza teatro, inteso come luogo, nel video che vedrete venerdì 11, ho fatto in modo che una casa diventi teatro. E ogni casa che si apre, ogni casa che si riapre è un evento per tutti. Casa significa riparo, recinto, fuoco, patio. Casa in questo periodo significa anche solitudine, vissuta in modo diverso. La solitudine per coloro che fanno quello che faccio io come professione da sempre, la solitudine può essere anche creativa. Può essere l'avamposto della creazione, una solitudine non eremitica, ma propositiva. Quindi attraverso un video abbiamo voluto ricreare non soltanto il focolare, il l'are della casa, ma soprattutto un paesaggio interiore. E come dice Amleto, che potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi re di uno spazio infinito. Ecco, sperando che anche attraverso un video, cosa ovviamente poco realistica, però sogniamo in questo modo, si possa pensare
a qualcosa di continuativo, qualcosa di interiore, qualcosa che possa trasmettere ancora un'emozione. Oggi è un modo per desiderare nuove forme di coesistenza, ma soprattutto di esistenza, ma soprattutto ancora di resistenza. Concludere questo passaggio con una poesia di Scimbrosca e la parte finale che appunto ha come titolo Paesaggio. Non conosco i giochi del cuore, non conosco le nudità del padre dei miei figli, non credo che il cantico dei cantici abbia una brutta copia contorta e tormentata. Quello che voglio dire è in frasi fatte. Non uso la disperazione, non è cosa mia. Me l'hanno solo affidata in custodia. Anche se mi tagliassi la strada, anche se mi guardassi negli occhi, ti scanserei sull'orlo di un abisso più sottile di un capello. A destra c'è la mia casa, che conosco da ogni lato, insieme ai suoi scalini e all'entrata, e dentro accadono storie non dipinte. Il gatto salta sulla panca, il sole cade sulla brocca di zinco, dietro al tavolo siede un uomo ossuto e aggiusta un orologio. Bene, ci siamo presi qualche istante di silenzio dopo la poesia, che di silenzio ne meriterebbe molto di più. Buonasera a tutti. Ringrazio Mario Pagliaro, che è l'artefice di tutto questo, perché fin dall'inizio, cioè da quando ha concepito il Festival e la Scuola di Paesaggio alcuni anni fa, sta seguendo con grande passione e con un lavoro assolutamente volontario la realizzazione delle singole edizioni. Ringrazio Salvatore Mazza, che è diventato un compagno di strada di questo nostro piccolo trio, che trova nella vivibilità degli spazi della nostra vita una fonte di ispirazione per diversi tipi di percorsi. Quello artistico di Salvatore, quello di architetto e di studioso di Mario Pagliaro e il mio, che cerca di capire qualcosa di più di che cosa sia lo spazio della nostra vita per noi esseri umani. Noi animali territoriali che nasciamo e cresciamo in un luogo e magari poi viviamo in più luoghi, ma impegniamo la nostra vita a realizzare dei continui bricolage. Tra le diverse componenti degli spazi e dei luoghi in cui ci capita di vivere. Noi, traduttori infiniti di quegli spazi, noi che facciamo di quegli spazi sorta di testi da leggere e da abitare, scartando, selezionando, dicendo che un luogo ci è piaciuto di più, uno di meno, ma in ogni caso lasciando tracce nei luoghi in cui viviamo e soprattutto essendo tracciati da quei luoghi nel nostro mondo interno. Chiunque di noi abbia vissuto in luoghi diversi conosce questa dimensione, che è contemporaneamente drammatica e straordinaria. E allora ci siamo chiesti da molti anni che cosa sia il paesaggio nella nostra esperienza. E abbiamo voluto approfondire questo tema
cercando di comprendere il paesaggio non tanto come la cartolina, la bella veduta, il panorama, come ripetiamo sempre, ma come il luogo della nostra vita, lo spazio della nostra vita. Non solo lo spazio locale, quello sostanzialmente limitato nel quale nasciamo, cresciamo o viviamo, ma anche il pianeta Terra, che è diventato a tutti gli effetti lo spazio della nostra vita. Oggi abbiamo questa straordinaria opportunità. Per la prima volta siamo in grado di sentirci abitanti della Terra, ovunque noi viviamo sul pianeta. Per la prima volta siamo talmente interconnessi da sapere con una certa precisione quello che accade anche nel più lontano dei luoghi del pianeta. E allo stesso tempo di renderci conto che questa nostra conoscenza non è solo conoscenza, ma è anche azione nel pianeta e sul pianeta. Azione che molto spesso purtroppo è distruttiva. E allora il tema del paesaggio si è strettamente connesso, a partire dagli studi romantici, in cui sostanzialmente era un oggetto di contemplazione legato alla visione, si è strettamente connesso, dicevo, alla vivibilità. Cioè, alla domanda fondamentale, saremo capaci, noi esseri umani, che abbiamo la coscienza di noi stessi e la coscienza delle nostre azioni e delle nostre stesse conoscenze, di utilizzare le nostre capacità per generare comportamenti non distruttivi, per generare comportamenti che siano in grado di concedersi un futuro. In una parola, la domanda fondamentale che abbiamo è: saremo capaci noi esseri umani di divenire finalmente terrestri e non più la specie che si ritiene superiore alle altre in quella che è la nostra casa? Quindi parlare di paesaggio vuol dire parlare dei pochi metri o decine di metri quadrati in cui ci capita di vivere, ma contemporaneamente sapere che quelli sono solo un ologramma della casa più grande, che è il pianeta. Oggi il tema del paesaggio, inevitabilmente, che noi lo vogliamo o meno, si sposa a queste questioni. E quindi curarsi della pianta che sta davanti a casa è la stessa cosa, dovrebbe esserlo, di curarsi della domanda fondamentale: qual è il tasso di vivibilità in termini demoeconomici e di qualità della vita, e in termini estetici e di bellezza estensiva di noi stessi, che noi siamo in grado di concederci? Abbiamo voluto a tutti i costi diventare i padroni del pianeta e ci siamo riusciti come specie. Oggi abbiamo bisogno di sentirci ospiti finalmente di questo pianeta. E all'ospite è chiesta la cortesia di domandare. Guarda. Non limitarti alla visione. Ascolta con gli occhi. Senti come l'intorno si fa interno e tu diventi aria, acqua, suono. Passa sulla terra leggero. Ascolta quello che accade dentro e fuori di te, nel momento stesso in cui questi due avverbi di luogo assumono una rilevanza che fa tremare nella nostra vita quotidiana. Il nome di un gioco da bambini che è dentro e dentro e che è fuori sta diventando il titolo di questo nostro drammatico presente, in cui l'esclusione e la chiusura autoreferenziale sembrano essere la base per un pauroso rinculo nel localismo nazionalistico, fino agli estremi dell'individualismo indifferente. L'intorno ci fa paura.
La perdita principale che stiamo sperimentando riguarda la libertà di movimento fisico e mentale e, soprattutto, il fatto che proprio andando dentro e fuori, particolarmente da quel movimento, derivano le condizioni più adatte alla nostra individuazione psichica e collettiva. Interno nasce dal movimento dentro e fuori col paesaggio intorno. Ne deriva che al posto di individuo bisognerebbe parlare di una progressiva individuazione. Non solo i vertici politici di alcuni paesi, ma la sensibilità di componenti ampie della popolazione tendono a legittimare comportamenti escludenti e azioni di negazione nei confronti di chi, secondo quelle posizioni, è fuori e lì deve restare. Il paesaggio intorno si fa confine e muro. Certo. Certo, il muro è anche simbolo di protezione. All'interno dei muri delle nostre case ci sentiamo accolti e al sicuro. Questi muri proteggono i nostri affetti e le nostre intimità. Si può dire che senza i muri non esisterebbero i nostri ambienti di vita. Quando il muro si apre, diventa cornice. Porta che conduce in un altro ambiente, finestra su un paesaggio naturale o antropologico. Ci apriamo al nostro paesaggio intorno. Respiriamo. Allora, lasciamo che la natura di cui siamo parte si confonda con noi. Ognuno ha la possibilità di accorgersi che siamo sempre contemporaneamente dentro e fuori da un luogo e da una situazione. È proprio in quel continuo movimento che si gioca fra differenza e inclusione. Si può creare una civiltà dell'intorno capace di contenere ogni interno. I risvolti che intendiamo affrontare nei dialoghi che si svilupperanno con Michele De Lucchi, Olivo Barbieri, Michelangelo Pistoletto, così come ha preannunciato Mario Pagliaro e come sappiamo essere parte del programma che abbiamo creato, hanno una connotazione particolarmente sollecitante, a cui teniamo molto, e per certi aspetti anche vertiginosa. Ovvero sia pensano, e per certi aspetti pretendono, di connettere quello che è strettamente soggettivo e individuale con quello che è collettivo e politico. Siamo consapevoli della difficoltà di congiungere queste dimensioni. E d'altra parte il Festival e la Scuola di Paesaggio si rivolgono fin dal principio, come ha ricordato l'architetto Mario Pagliaro, si è proposto, dicevo, il Festival e la Scuola di Paesaggio di rivolgersi agli amministratori. Agli amministratori locali, a quelli che governano i luoghi e decidono, per esempio, dell'uso del suolo, dell'uso dell'acqua e, perché no, dell'incidenza del comportamento umano individuale e collettivo sull'aria. Decidono delle colture.
e delle modalità di vita, delle forme di vita che si assumono in un determinato territorio. In fondo decidono di ciò che ci precede, ovvero ciò che poi costituisce il contesto nel quale noi viviamo e nel quale i bambini e le bambine nascono e crescono. E quindi ci sembra oggi assolutamente indispensabile collegare la dimensione soggettiva individuale ha la dimensione collettiva e politica. Scegliere fra queste due dimensioni, cioè praticare un out-out, ci sembra non opportuno, ci sembra non efficace. Sappiamo che abbiamo un articolo 9 della Costituzione italiana particolarmente importante e molto ben scritto, e questo è un fatto pubblico e istituzionale. Mario Pagliaro prima richiamava la Convenzione Europea del Paesaggio. Quindi, come dire, potremmo dire che le istituzioni formalmente hanno fatto la loro parte, praticamente la fanno un po' meno. Allo stesso tempo, queste norme hanno un loro valore in quanto noi singoli individui, noi cittadini, le mettiamo in pratica e sappiamo bene che le cose non stanno così. Sappiamo bene che il cammino da percorrere per creare una cultura effettiva della vivibilità dei luoghi è un cammino molto lungo e difficile. Un cammino anche conflittuale, perché gli interessi sono diversi. Un cammino anche culturale, perché i valori e le culture sono diversi. Un cammino anche simbolico. E noi riteniamo, e per quello insistiamo con questa quinta edizione ad andare avanti in questo progetto, che la componente simbolica sia molto importante. Cioè riteniamo che sviluppare una consapevolezza e una coscienza della vivibilità e del paesaggio significhi costruire per noi e per le generazioni future degli spazi di vivibilità possibile. E questo in fondo è il senso fondamentale, individuale e collettivo del festival e della scuola. Bene, allora riprendo la parola, sperando che i ritardi e le latenze non mi creino altri problemi. Io ovviamente vi ringrazio, sia appunto Salvatore e Professore Morelli, ancora una volta per esserci ancora. E ringrazio chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà, visto che la bellezza del digitale è che al di là di chi ha seguito la diretta potrà anche continuare, si potrà anche continuare a seguire questa diretta anche nel post diretta. Mi piace quindi ricordare che è un modo di essere, insomma, che il paesaggio, poi da come appunto anche dalle poesie di Salvatore, così come dalle azioni di professore Morelli, il paesaggio è un atto politico. Mi viene sempre questo da pensare ogni volta che ne parliamo, proprio perché è un atto che impone delle scelte che hanno delle conseguenze su una vasta gamma di soggetti. E se questo diventasse per tutti una certezza, riusciremo piano piano quindi a convenire con quello che la Convenzione Europea del Paesaggio, più modestamente in questa occasione, si va dicendo. Quindi che il paesaggio siamo noi, e che anche in questo momento il mio imbarazzo di fronte a uno strumento che non conosco, ma le parole che stiamo dicendo fanno un paesaggio che diventa incidenza, diventa conseguenza. E per questo anche il Festival del Paesaggio cerca sempre di cambiare ogni anno, e cambiare sempre pelle, e cambiare modo di comunicare. Perché ciò che importa non è fare un'iniziativa,
men che meno fare il convegno, ci siamo sempre riusciti bene a non farli i convegni, ma quello che interessa è il dialogo, l'incontro e soprattutto la creazione di conseguenze, che è un po' la cosa che maggiormente diventa difficile, soprattutto ecco, quando parliamo a noi che siamo in Meridione, ma in generale in Italia. Passare dalle parole alle conseguenze è qualcosa di molto difficile, soprattutto perché chi è abituato ad ascoltare le parole immagina che quello sia il suo ruolo e quello sia il suo luogo. E viceversa, il paesaggio, se il paesaggio siamo noi, deve smettere di essere quella cosa verso la quale noi ci immaginiamo fruitori, perché noi del paesaggio siamo i protagonisti, come di tutta la sfera politica, nel senso di azione civica e civile e sociale di ognuno di noi. E allora questo è il Festival del Paesaggio, ma ovviamente quello che sarà veramente il Festival Paesaggio è quello che si avrà venerdì con la messa in onda della performance di Salvatore Mazza. E anche qui mi piace sottolinearlo, non in un luogo piacevole, bello o che poteva sembrare accattivante, ma anche lì abbiamo voluto dare un segno. Quest'anno non siamo stati nei paesi, non siamo stati nei vicoli a fare lezione come abbiamo fatto per 5 anni a questa parte, non siamo stati nelle chiese, nelle piccole chiese di paese, uniche aule in cui fosse possibile fare una didattica estemporanea durante i nostri incontri, ma abbiamo comunque voluto essere in un luogo e allora abbiamo scelto Ariano Irpino, una piccola casetta che è stata riscoperta, era una normalissima abitazione nel centro storico di Ariano, è stata restaurata, dal restauro è uscito fuori che invece era una torre normanna, con tante piccole citazioni del tempo che l'ha attraversata, ed è così abbiamo scelto di farla lì, la lettura e la performance di Salvatore. E il titolo non doveva essere nulla, ancora una volta, di retorico e neanche di roboante, perché poi la cosa bella di quella performance è che a Bascio lo Saluco si è aperta una casa, si è aperta una finestra. Giù nel rione Sambuco di Ariano, dove come in tutti i borghi, in tanti borghi dei nostri paesi, le case si chiudono, le finestre si serrano, bene. Finalmente invece lì si è aperta. Si è aperta con questo piccolo luogo che speriamo possa diventare anche un piccolo luogo in cui fare grande comunicazione di cultura. Perché la grande cultura ovviamente non sarò mai io a immaginare di poterla fare, ma sicuramente mi piacerebbe poterne parlare lì. E con la Bottega delle Mani, con Clanacca e spero tanto anche con Ugo Morelli. E anche quello è voluto diventare una conseguenza, cioè creare sempre da ogni azione che si crea, che si propone una conseguenza. Ogni volta che ascolto qualche convegno, poi alla fine mi viene sempre la stessa domanda da fare. E quindi, è quello che spesso manca. Col Festival del Paesaggio ci siamo indirizzati su quella strada e devo dire che le soddisfazioni le abbiamo avute, per carità, mai complete come tutte le soddisfazioni, ma già il fatto di continuare, di poter immaginare di continuare è già questo un traguardo in sé. Io quindi chiuderei per non rubare altro tempo a chi ci ascolta e anche a chi sta con me su questo schermo un po' che va e viene. E vi do appuntamento appunto innanzitutto all'11 alle 20:30 sui social, appunto sulla pagina di Bottega delle Mani, Festival di Paesaggio e Clanacca Teatro, sul canale YouTube di Bottega delle Mani, per guardare appunto questa aprirsi di una casa in un borgo e in un luogo che finora era chiuso. E poi, il giorno dopo, invece,
partecipare al meeting Zoom, di Zoom, dove appunto Ugo Morelli incontrerà in 3 momenti separati. Incominceremo alle 5 e finiremo massimo per le 8, per le 20, quindi 17:20, si potrà quindi ascoltare Ugo Morelli con Michelangelo Pistoletto, Ulivo Barbieri e Michele De Lucchi, e quindi ascoltare un modo diverso di immaginare il paesaggio, di sentire il paesaggio, di percepire il paesaggio, e diverso da quello che è la ripetizione stanca, appunto, di quello che spesso ci viene passato per invece lo standard dell'idea che noi dovremmo avere del paesaggio. Chi vorrà partecipare, ancora poco tempo per iscriversi, dovrà mandare una mail a fdp Firenze Domodossola Palermo @botteghedemani.com, appunto trasmettendo i suoi dati anagrafici, codice fiscale e partecipare, perché ovviamente l'ordine d'architetto riconosce anche i crediti professionali per questo a chi è partecipato a questi incontri, quindi un minimo di burocrazia è assolutamente necessaria. Fino al 10 verranno accolte le richieste di tutti, e poi a un certo punto dovremmo fermarci, perché essendo una situazione insomma in continuo evolversi diventa anche difficile da gestire. Invece vorremmo essere ossequiosi e rispettosi di chiunque partecipe, dando un servizio e dando anche una piattaforma che funzioni bene, perché quello che dobbiamo ascoltare appunto sia il più chiaro possibile, anche dal punto di vista dell'ascolto e della ricezione. Io vi saluto, vi ringrazio e a venerdì prossimo e poi sabato. Grazie. Buonasera a tutti.